Parte da Andria, l'era somma, il neo allenatore del Foggia debutta però partendo dalla tribuna per un residuo di squalifica. In panchina c'è il secondo Giunta, problemi di formazione però per il tecnico di Latina, costretto a fare i conti con l'assenza dello squalificato Garattoni. Out anche Leo, non al meglio nemmeno Jacoponi, Peralta e Di Pasquale, tutti e tre in panchina. C'è Bjarkason tra i quinti, in avanti Schenetti in appoggio ad Ogunsei, e nell'Andria Trocini si affida all'esperienza di Costa Ferreira e punta sul 4-3-3 con tridente composto da Ekuban, Pastorini e Mikoski. Parte forte la Fidelis, che è aggressiva e prova a far male. Dopo pochi secondi ci prova Rigoni dai 30 metri, Tiam respinge con i pugni. Al quarto tentativo di Ekuban, ancora Tiam si salva in calcio d'angolo. Passano 3 minuti e il Foggia corre un altro pericolo con Delvino che conclude dopo un batti e ribatti, la palla si spegne sul fondo. Il Foggia esce dalla tana all'11esimo, Gunsei supera con un sombrero un difensore ma calcia sul fondo. Al 18esimo è Peterman a provarci, Savini però risponde presente. Proteste del Foggia al 23esimo, Di Noia cade in aria ma l'arbitro lascia correre. Passano pochi secondi ed è Pastorini ad impensierire ancora Tiam che controlla. Al 37esimo ancora Andria, il tentativo di Ciotti è rimpallato dalla schiena di Costa. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con una ghiotta occasione per il Foggia, Schenetti al 50esimo su servizio di Ogunsei e calcia però fuori. Il Foggia trova il vantaggio al 60esimo, l'azione nasce dalla sinistra, Ogunseye si avventa sul pallone dopo la conclusione di Peterman e deposita in rete sul filo del fuorigioco e tra le proteste andriesi. Foggia avanti con il 7° centro dell'attaccante italo-nigeriano. Il vantaggio rossonero è però messo in discussione al 63esimo quando Tiam salva con un doppio prodigioso intervento, il primo su Pastorini, il secondo su Costa Ferreira. L'Andria torna a farsi minacciosa al 79esimo, conclusione di Pavone sulla quale fa scudo la difesa rossonera. All'81esimo il subentrato Bolsius a sciupare calciando alle stelle. È l'ultima occasione andriese, poi dopo 4 minuti di recupero il derby va in archivio, vince il Foggia che resta quarto ma accorcia dal terzo posto, distante ora solamente di 2 lunghezze. Per somma non poteva cominciare meglio, per la Fidelis invece è notte fonda.